coincide con un qualcosa di specifico, tipo allenamento glutei? Coincide con, stranamente, un giorno glutei e Ok. cardio. Bravo, non li alleno mai. E cardio, che quello è A ne quanto avere sei bisogno. come media di carbo? Oddio, ho 6 giorni a 130 qualcosa e un giorno a 245. Ho Quindi capito. fatevi la media, No, perché ok, è chiaro. mio. Okay. Beh, dai, ancora c'è margine per Sì, fare la certo, ma lo fame. so. Lo so, ma lo dicevamo la volta scorsa che abbiamo parlato della mia colazione da prep, della scorsa prep con funghi e uova. Sì, no? No, Non forse abbiamo ne hai parlato parlato. con te stessa e poi Può però ti sei essere. tornata a condividere con noi, ma vabbè. Prep brain. Perché le calorie erano scese talmente tanto che io ho chiesto al coach un piano, un meal plan. E essendo lui inglese, mi ha fatto Chiaro. mangiare per 10 o 15 giorni ste cavolo di uova con i funghi. Hai detto C'era grazie Fede mille. al mattino contentissimo, Immagino. mentre lui si mangiava la crema di riso profumata, io mangiavo funghi e uova. Ti dico, però quasi mi fa gola, nel senso che io ormai vivendo qui e la colazione salata l'ho sempre apprezzata un bel po', soprattutto in prep col fatto che dolcificanti mi stuccano e poi mi fanno venire ancora più fame, le cose dolci mi fanno venire ancora più fame e comunque non mi appaga, perché sai, comunque il dolcificante manda dei segnali al cervello, in tutti gli effetti, di dolcezza, ok? Solo che questa non viene seguita da un sostegno calorico. Un sostegno effettivo di zuccheri, ok? E quindi io nel giro di poco sperimento proprio un senso di fame brutta. E quindi, sinceramente, comprendo la scelta di uova e ma che albume e olio Sì, va benissimo. Tu, Marghe, che dici? Concordi con questa cosa relativa ai dolcificanti? Madonna, sì, Anche... la tesi della magistrale. Esatto. Concordi con questa cosa? Beh, semplicemente ci sono studi e studi su questa cosa. Esatto. Noi qua, Ok. ragazzi, faccio una piccola premessa, questo podcast, Delicatissime, è una chiacchierata in cui diamo spunti, in cui sicuramente potremmo approfondire ogni singolo argomento, però non è la natura di questo podcast. Abbiamo Rhino Nation dove potete approfondire tutti gli argomenti che trattiamo adesso in queste chiacchierate che facciamo, ma anche in generale tutti gli argomenti che trovate già esplicitati sul canale e lì sono, su Rhino Nation, li trovate analizzati nel dettaglio. Trattiamo, parliamo di tutto e trovate corsi di formazione veri e propri. Qui, oh, rilassiamoci, chiacchieriamo e perché no, se tiriamo fuori informazioni Infatti, utili, anche ci meglio. sono stati un sacco di commenti, no? Ma perché non approfondite? Ma perché secondo me in realtà si è così abituati ad avere il guru del momento che ti dice quello che devi fare, che quando trovi delle persone che banalmente espongono la loro esperienza senza entrare nello specifico, ma solo per condivisione, ti senti destabilizzato. Ed è questa roba. In realtà, se ci si pensa, è un po' drammatica, cioè perché ci sentiamo costantemente costretti, ma poi siamo costantemente alla ricerca di istruzioni da seguire. E tecnicismi e linguaggio forbito e un qualcosa che deve essere così. Quindi io te la servo bella pronta. Quindi se parlo di un argomento mi metto lì. Per carità, è un tipo di divulgazione, un tipo di informazione. Questo è altro, qua si porta comunque un contributo e chi vuole apprezzare apprezzerà, chi non lo farà non ascolterà il podcast. E noi abbiamo colto un vuoto, non c'era questo genere di contenuto né su YouTube né altrove, né su Spotify. E chiaramente stiamo nel settore non soltanto del fitness, ma in generale nel settore del benessere, perché abbiamo Marghe qua che è nutrizionista, mental coach. E non è scritto da nessuna parte che siamo costrette a
ripetere la nostra tesi di laurea o insomma parlare di questo ogni volta che facciamo un podcast. Si chiacchiera e ci si diverte. Quindi ben venga informazioni anche sul quotidiano di Fra, che ci stava condividendo che adesso la sua colazione è più gustosa. Quindi niente più uova con i funghi. Non lo so, magari fra un paio di settimane è possibile che rispuntino, vedremo. Ti dico, in questo momento che appunto sentivo la necessità, mi sono fatta una caraffona di caffè solubile con un po' di latte di soia senza zuccheri, ghiaccio, e ci ho messo il dolcificante perché sentivo il bisogno di avere qualcosa che mi sosteneva. Però in realtà non avrei problemi e non ho problema a mangiare tipo salmone a colazione, senza problemi, o corn o legumi, cioè a posto. No, ma quello anch'io, sì. Però se non chiudo con un dolce, non ho mangiato. Ma sì, però anche la colazione, cioè capisci, cioè ti posso mangiare anche la pizza a colazione, va benissimo, sì. Tutto quello che vuoi. Lo sai, Fra, adesso a cosa mi prende a me da questi ultimi 5-6 giorni? Che invece del dolcificante c'ho voglia di grasso, di grassi. Quindi, per esempio, che cazzarola te ridi te? Per esempio, mi faccio il porridge, cioè a cena Per come l'hai detto, c'ho voglia di grassi. Quindi, per esempio, se mi mangio il porridge del prenanna, che è una bella botta, che è pieno di connessione internet, non è stabile, mi sentite? Sì. Con avena, crema di riso, ci metto dentro, non ci metto il dolcificante, ci metto il burro ghee. Mi dà, a parte che come aggiungi un po' di grasso, qualcosa di ovviamente glucidico, qualsiasi fonte, qualsiasi cereale, tu ci metti il grasso, è chiaro che combo carboidrati e grassi insieme migliora il sapore. Però nel caso di questa di questo du, non si du, no, è trio perché ci sta l'avena, la crema di riso e il burro ghee, mi dà proprio l'idea di un qualcosa di completo che mi soddisfa tantissimo, e ci aggiungo il sale, quindi dici, ma no, Beh. schifezza, invece no. Pazzesco, mi piace un sacco. E detto ciò, insomma, siamo simili perché anche io prediligo rimanere piuttosto stabile, non fare troppi giochi on-off, però in questo momento non ho il refeed e ho introdotto una differenza più sostanziale tra gli on e gli off, proprio da questa settimana, da oggi, che off, ho alzato i grassi, vi ripeto, sentivo la necessità, abbassando i carbo, però sono basse, le ho lasciate fisse, e vediamo come va. Tanto ho 2 giorni off, che mi viene da ridere chiamarli così perché non sono realmente off, visto che, comunque, cioè, cazzarola, 40 minuti di scale e 20 di tappeto, si sono fatti sentire. E vabbè, detto ciò, no? Noi vogliamo dire come tutto questo impatta sull'autostima della Prima persona di che. tutto, scusate, per rendere tutto più umano, direi come tutto questo, quello che ho detto prima, cioè come tutto questo impatta in generale sullo stile di vita. E questa cosa, farla vedere, metterla in luce, potrebbe essere molto utile, perché spesso, ve lo dico io da profana, no? Si vedono queste super preparatrici, super atlete in preparazione, si pensa che a loro tutto venga facile. Quando in realtà non è che tutto venga facile, è che ci sono a monte delle scelte, e una volta che si sono fatte delle scelte, si cerca di mantenersi coerenti a queste scelte. Però, per esempio, avere oggi la rappresentazione del fatto che magari stare in ipocalorica e a fare molto movimento fisico si possa un po' perdere il focus, comunque ci sia un affaticamento, cioè l'umanità esiste, questo lo dico per tutte le persone che magari fanno fatica a vederla, perché abbiamo veramente tantissime pagine di persone che descrivono questa roba come se fosse una lotta solo per pochi eletti, solo pochi possono sopravvivere. Anche oggi sono andata ad allenarmi per ammazzare le mie cellule adipose, e in confronto a me il gladiatore veramente me lo succava. Raga, voglio dire,
vede, con queste due ragazze, io mi tolgo, sono umane e per esempio, per dire, non si potrebbe mai fare un lavoro dove si deve usare al 100% tutto il giorno il proprio cervello, combinandolo con un'ipocalorica così stretta, o se lo faceste sarebbe veramente difficile. Si tratta anche di settorializzare. Hai detto tantissimo già così, direi di stare su questo tema, se siete d'accordo tutte e tre. Allora, mi introduco subito su quest'ultimo punto qui. Infatti, tutto il lavoro mentale, sia io ma anche Ludo, lo fa tuttora, quando è in prep ancora di più, lo sbrighiamo nel momento della giornata in cui ci sentiamo più lucidi in assoluto. E per me, e anche per lui, è il mattino. Insomma, c'era una volta l'orto simpatico, io al mattino sono una scheggia, quindi che siano le 4:30 del mattino, sono pronta, pronto la giornata, ho quelle ore buone, grazie alle quali riesco a sbrigare tantissime faccende, ma è lì che mi devo forzare a volte, perché magari non ho voglia, perché vorrei dare priorità ad altro, che magari è più piacevole, però negli anni ho appreso che nella to-do list delle cose da fare, le cose che ti stanno più sul cazzo è di togliertele subito. Prima te le levi è meglio, perché se vai a procrastinare poi te le ritrovi a fine giornata quando sei stanca, un po' come all'università quando hai i tuoi esami da dare, più difficili, dici vabbè però questo poi questo poi lo faccio, poi ti arrivi che devi laurearti, dici porca puttana, c'ho tutti gli esami da 12 crediti, maledizione, e sono difficilissimi perché non l'ho fatto prima. Quindi insomma, in sostanza sfrutto le prime ore che sono praticamente da che mi sveglio al pre-workout. Io lì concentro tutto il mio lavoro, dove veramente devo stare tanto concentrata, il lavoro sugli atleti, sul coaching in generale, le call o comunque attività come fare reel, pensare ai social, rispondere alle mail più blande, eccetera, le faccio nella seconda parte della giornata. Le decisioni e le cose importanti tutte al mattino. Quindi sì, Marghe, hai toccato una roba enorme, perché la preparazione, il deficit calorico e l'allenamento portato avanti in un certo modo, perché non è lo faccio un giorno, lo faccio una settimana, ma lo faccio mesi, diventa la mia routine, impatta tantissimo sulla tua vita. Per questo si dice non è per tutti. E questo non vuole essere un invito a fare un'altra cosa, vuole essere soltanto un svegliatevi. Cioè, non perché la ragazza che vi piace tanto sui social si fa vedere sempre al meglio e racconta a livello descrittivo quello che fa, ma una descrizione superficiale in cui vi fa una lista. Sono svegliata, ho fatto il mio primo pasto, e poi sponsorizza il prodotto, poi va in palestra, e poi fa il check della condizione, poi prenanna e va a dormire. Lei sta condividendo una parte della sua giornata, però sarebbe da sciocchi credere che è tutto lì e che lei sforzi non ne fa, perché non è così. Tutto ciò che deve portare a una trasformazione richiede impegno. Non dico sacrificio, perché poi quello è, insomma, sì, impegno può essere un sacrificio o meno. Poi la mole di sacrificio la definisce la soggettività, è chiaro. Però ciò non toglie anche un altro aspetto, che non per forza bisogna ricercare dalle persone che si segue la condivisione a 360 gradi di tutta la sua vita, perché magari anche lì, no, è un po' così, un po' troppo, ma rispettare quantomeno i limiti che l'influencer o la persona che state seguendo vuole imporre al suo modo di comunicare
la sua vita privata su un social, perché anche questo magari non c'è niente di male, non c'è dall'altra parte un voler mascherare la fatica, voler mascherare i momenti di down mentale, di down emotivo, non è detto, magari semplicemente vuole utilizzare il social come uno spazio gioioso in cui niente condividere, ma non appesantire, ecco, il canale o la pagina, che sia su Instagram, che sia su TikTok. Però occhio sempre a vedere il quadro nel suo insieme. Ricordo che sono andata una volta a un corso che, vabbè, trattava di reverse, però parlavano anche di preparazioni, eccetera. E mi ricordo che c'era questa preparatrice americana che diceva che quando lei si trovava a dover fare delle cose essendo in un forte taglio calorico, cioè scoppiava a piangere ogni 10 minuti, perché mi fa, una volta stavo cercando di registrare un video e l'ho dovuto fare 12 volte perché ogni volta sbagliavo una parola. E poi tu magari che non hai realizzato subito che sia perché il deficit calorico ti sta dando alla testa, perché poi è quello che succede, cioè raga, noi non siamo programmati per avere fame in modo prolungato, questa cosa va detta, poi uno sceglie di farlo, ma il nostro corpo è fatto per essere funzionante e ottimale, non per essere figo. Assolutamente. Quindi di base, quando mancano certe cose, è normale che ci siano dei deficit su altre funzioni. Perché? Scusa, ma che quando mancano certe cose è normale che tutto di te te lo dice. Il corpo comincia a mandarti segnali, la mente ti manda segnali. Solitamente il corpo a dare segnali prima. Infatti è molto importante lavorare sulla gestione dello stress, perché questo aiuta tantissimo a ovviare quei problemini di natura anche estetica, se vogliamo, sfoghi, dermatiti, forfora, gonfiore, bloating addominale, rash cutanei. Scusate, volevo solo introdurre questo appunto. E poi e potete cominciare yoga con me su Renonation a partire da settembre. Top! E quindi come miglioriamo il rapporto con noi stesse? Prima di tutto accettando di essere umane, ragazze. Questo è il primo passo, l'accettazione. Sì, l'accettazione e la consapevolezza, no? Perché spesso uno si butta in dei percorsi che siano di dimagrimento di qualsiasi altro genere senza avere bene chiaro cosa sta per fare. Mm-hmm. Poi si trova perso, magari si è fatto tutta una sua visione idealizzata, per esempio, non so, io vedo Giorgia che fa la prep ed è sempre sul pezzo e non so, magari tutti retroscena, non li conosco, non ho esperienza, non ho mai fatto una prep, faccio una prep, mi sento di merda e penso di essere io la sfigata che non riesce a fare una prep, quando magari è solo questione di esperienza, conoscenza di se stessi, acquisizione di informazioni. Quindi tutte queste cose uno le deve mettere in conto, perché altrimenti si entra nei percorsi al 100% con l'impatto emotivo, mm-hmm. e lì poi è ovvio che il rapporto con se stessi peggiora, perché ci sono degli standard idealizzati, quindi non realistici, troppo alti. E questo secondo me è molto importante anche quando uno sceglie da chi farsi seguire, per dire. Scusami, vai. Io quando ho scelto, quando ancora mi allenavo, perché pensavo che fosse il motivo della mia vita, arrivavo da un preparatore, poi ho cominciato a vedere Giorgia e tipo il motivo scatenante del mio scegliere Giorgia è stato, oh, questa mangia. Cioè mangia, fa vedere che in viaggio mangia e non va in giro con 852 schiscette, poi normalmente... Diciamo che io, mi sembra che abbia iniziato a seguirti quando tu eri, prima del matrimonio, che stavi preparando la gara.
E poi però ti ho contattato dopo il viaggio di nozze. Quindi in realtà in tutto quel periodo io ho osservato come lei gestisse varie fasi della sua vita e ho osservato l'elasticità, perché poi ci sono anche le persone che magari non fanno differenza tra una preparazione e la vita normale. E secondo me quelle lì, almeno per me, sono distruttive, perché trasmettono un ideale che non è sostenibile se non entrando in un circolo vizioso deleterio. Poi magari mi sbaglio, non lo so, lo premetto perché non è il mio campo e sicuramente voi due ne sapete di più, però anche far passare l'idea che sia il fisico tirato tutto l'anno, che si sta attenti tutto l'anno, che se tu scegli di fare bodybuilding, cazzo, la tua vita non esiste più, non esiste più, non puoi fare più niente, tutto deve girare intorno al corpo, al cibo. Cioè, io non prevedevo. Quindi, vabbè, poi dopo sono andata all'estremo opposto. Invece non è un caso, invece, Marghe, che siamo finite con te che sei totalmente in intuitive, che se devi gestire un cut lo gestisci in intuitive. Non è un caso, perché qualcosa avevi carpito sin da subito in quella fase della tua evoluzione, del tuo percorso evolutivo e anche del tuo amor proprio. E due cose. Da una parte, infatti, io non potrei gestire me stessa in altro modo se non in intuitive, che poi mi dà anche fastidio circoscrivere il tutto, etichettarlo, no? Perché allora in realtà dovrei dire forse mindful eating, forse potremmo fare un podcast su questo. Quindi, a prescindere dal fatto che io sono un atleta e lo sono da che ero una bambina, perché ho cominciato a giocare a pallavolo da atleta e il mio approccio allo sport è da atleta, ma il mio approccio alla vita è da essere umano. E non mi identifico nell'etichetta da atleta e so che non ho bisogno di mostrarmi in quel modo e automaticamente forzarmi in quel modo per legittimare me stessa nel ruolo di atleta. Ognuno trovasse il suo e però facesse un lavoro davvero di ascolto e introspezione, perché è l'unica cosa che può salvare, come diceva Marghe, dal fare paragoni con quella tipa che ti ispira tanto o quell'atleta che ti piace tantissimo. E la cosa che volevo dire, ma in particolare quando ti ho interrotta, era un appunto che tu mi hai fatto una volta, forse quando ero giù da te, mi hai detto no, perché comunque sai, chi ti segue da fuori può pensare che per te sia facile o che comunque, cioè, alla fine non è che ti richiede chissà che sforzo, e che va sempre tutto bene, cioè in generale va bene. Allora, da una parte ho pensato, no, allora, quando io guardo gli altri, effettivamente mi trovo a skippare le parti in cui magari c'è ogni giorno un dramma o un lamento. Io poi non sono una persona lamentosa, specialmente in questo genere di cose. Sono stanca perché sono stanca, grazie, cioè, sono stanca, è normale, ho momenti di stanchezza come tutti, io sono stanca per questo motivo, magari una mamma è stanca perché il bambino non le ha fatto chiudere occhio tutta la notte, un lavoratore che ne so, in fabbrica è stanco perché ognuno è stanco per i suoi motivi, ok? Quindi non mi sento di dire tutti i giorni questa cosa e spiegare quanta fatica fisica, no? Però l'altro giorno proprio ascoltavo le storie di Giulia Magrin, che tra l'altro è una delicatissima, ieri abbiamo fatto una puntata insieme, abbiamo parlato di preparazione. La troveranno forse già sul canale quando staranno ascoltando questo podcast qui. E lei in queste storie rispondeva a una critica in cui le veniva detto vabbè, ma è facile per te, tanto che fai, cioè la tua vita, t'alleni e devi preparare i pasti. Ora, posto che è una lavoratrice e quindi non è che fa solo questo, ma fare l'atleta è faticosissimo. Infatti, gli atleti veri, gli atleti che prendono un sacco di soldi dal loro essere atleti, ok? Perché noi lavoriamo, cioè non è, Fra, non so te, ma a te ti pagano per essere no. atleta, no? Anzi, soldi, di solito escono dal portafoglio e basta. Solamente. Loro vanno proprio
a fare i ritiri, cioè loro hanno la loro giornata impostata in modo tale che possono fare i loro riposini, si allenano tutto il tempo necessario, non è che dicono cazzo c'ho la call e non posso fare mobility adesso. No, loro si prendono cura, vanno dal fisio, fanno tutto quello che devono fare, perché il loro lavoro è essere atleti. Quindi è un lavoro, non è un te tanto che fai. È anche questo aspetto, no? Che chi non è nel settore o... questa cosa non riguarda soltanto chi gareggia, riguarda tutti coloro che hanno introdotto l'allenamento e comunque vivono l'alimentazione, l'allenamento con disciplina, ok? Purtroppo, spesso e volentieri, le persone che invece ci... insomma, circondano, tendono a sabotare, magari involontariamente, però andando a minimizzare l'importanza che hanno questi aspetti per quella persona, andando appunto a banalizzare della serie. Vabbè, tanto tu ti prendi cura di te, no? Ti alleni, ho capito, ma richiede impegno. Ma per questo è necessario che una persona che decide di fare un percorso del genere sia mentalmente preparata. Cioè, perché? Infatti, per dire, i grandi atleti ce l'hanno il mental coach. Certo. Però il punto è che uno non può neanche aspettarsi che, siccome lui fa una scelta, tutto il mondo inizia a collaborare con lui per renderla migliore. Cioè, ci sarebbe un mondo meraviglioso, ok? Ma non è così. Non è così nel campo atletico, non è così in nessun campo della vita. Cioè, di base, tu devi partire dal presupposto che ti devi fare il culo, avrai un sacco di ostacoli, presumibilmente avrai un sacco di ostacoli creati da persone che quegli ostacoli te li vorranno creare, specialmente emotivamente, e devi allenarti a non prendere le cose sul personale. Perché? Prendiamo questo esempio che hai citato tu, no? La persona che vede questa ragazza che sta facendo la preparazione e gli dice sì, vabbè, ma tanto per te è facile. Se questa ragazza se la prende o si sente di doversi giustificare, sta facendo il gioco dell'altro. Cioè, di base noi ci rapportiamo con le persone in modo molto egocentrico, pensando che veramente le altre persone abbiano a che fare con noi. Ma in realtà le altre persone non hanno a che fare con noi come persone, hanno a che fare con ciò che di noi richiama ciò che di loro gli sta sul cazzo. Attenzione, questo lo mettiamo sottotitolato. Certo. Quindi di base, no? Si ritorna, non mi ricordo se fosse già venuto fuori l'altra volta, ma noi perché giudichiamo? Perché ci dobbiamo difendere. Se io sono una persona, cioè tipo io vedo te che fai la preparazione, dico fantastico, non sarebbe compatibile col tipo di vita che io voglio vivere, chiaro. E quindi in oggettività non pretendo di avere il fisico che puoi avere tu. Questa è coerenza. E poi dico, sì, ma anche se io avessi tempo e risorse infinite, non me ne fregherebbe niente di fare quella roba lì, perché non mi darebbe soddisfazione. E quindi io lo faccio con consapevolezza. Una persona che però magari sta rosicando perché è in conflitto con se stessa, si sente fallimentare, non le piace il suo fisico, ha provato 150.000 diete preparatori sperando che ciascuno gli desse il sacro graal e non ce l'ha fatta perché magari c'ha delle robe irrisolte, non può fisicamente accettare che qualcun altro riesca, perché vorrebbe dire accettare che lei sta sbagliando tutto. E siccome noi tendiamo a non volerla accettare sta roba, ci mascheriamo. Cioè, io quando ero in conflitto con me stessa, che ero sempre a dieta ed ero sempre sovrappeso e sempre più sovrappeso, vedevo le persone a dieta, cazzo, per me era una roba che mi distruggeva, le vedevo dimagrite, capito? Io uscivo col terrore di vedere qualcuno che rispetto alla volta prima fosse dimagrito. E quindi, capito, poi iniziavo ad indagare, mamma, cosa hai fatto? Ma ho un esempio. Ma sei sicura che quella dieta vada bene? Questa cosa mi sta succedendo proprio in questi ultimi mesi con un'amica di qui che proprio non ce la fa. Lei non ce la fa, ogni volta che mi incontro, mi vede, io percepisco proprio il panico che divampa dentro di lei e che lei tira fuori con lo sguardo. Mi vede e con il tono di voce mi dice sei dimagrita ancora? Cioè, ma fisicamente stai ancora meglio di prima? E dico,
ok, qui stai bene, tutto a posto. Perché? Perché lei sta facendo la stessa cosa, ma il suo percorso non sta andando come lei spera. E ragazzi, può succedere, però non, se qualcuno intorno a voi sta rispondendo diversamente, sta facendo altre cose e tutto, è la vita dell'altro, concentrarsi sempre sulla propria e soprattutto non pensare che i successi altrui vadano in qualche modo, i successi, ma anche gli insuccessi, non apportano, non tolgono niente alla vita dell'altro. Certo. Mai. Comunque di base spesso si ha bisogno, no? Ma questa cosa, vabbè, adesso siamo incentrate sulla preparazione, faccio un altro paragone per renderlo questo tema va più umano, no? Cioè in modo che magari anche altre persone riescano a fare dei parallelismi. Prendiamo le madri, ok? Allora di base inizia ad avere una certa età. E se sei una che magari non ne ha per le palle di fare un figlio e magari sta pensando alla carriera e magari non c'ha neanche un compagno perché sta bene così, o perché sta bene così, o perché vuole darla via come non fosse sua, scelte, ti trovi costantemente qualcosa. Vabbè, sì, però cioè, non ti senti che stai perdendo... Ma non ti sembra di perdere tempo? Però adesso devi metterla la testa a posto, eh? Mm-hmm. Cazzo vuoi? Cioè, nel senso, mi sento di poter dire questa cosa perché ho un figlio, quindi non sembra che io attacchi nessuno. Però, cioè, ma se uno vuole fare un figlio, non vuole fare un figlio, saranno fatti suoi. Il punto è che magari queste critiche non arrivano dalla persona che c'ha un figlio, c'ha una carriera ed è contenta perché magari, pensate che botta di culo, c'ha pure un bel matrimonio e fa pure un sacco di sesso. No, arrivano da persone che magari sentono di aver fatto i figli e aver dovuto rinunciare a qualcosa. Magari hanno un marito che non le calcola di pezza e non si ricordano più neanche di avere una vagina, scusate, ma tanto ormai che io sia una faccia da culo, l'abbiamo capito. E quindi è ovvio che per loro accettare che tu faccia una cosa completamente diversa da loro vuol dire accettare che magari sono infelici e quindi smontare quel quadro di felicità che si sono fatte. Non è per tutti così, ma spesso per molte persone è così. E non si fa con cattiveria, perché questi sono meccanismi che non sono razionali. Cioè, se fosse razionale, uno non lo farebbe, si risolverebbe i suoi problemi e cercherebbe la propria felicità. Quando io dico cercate di avere a che fare con persone felici, non è perché voglia discriminare. Ma le persone felici sono tendenzialmente persone che sono molto impegnate ad agire e hanno poco tempo per fare del male agli altri, per criticare, per puntare il dito, perché sono nella loro vita. Okay. E spesso e volentieri questo viene etichettato come egoismo. Tu sei un egoista, ma ragazzi, alimentare e... impegnarsi nella vita per realizzare chi si è davvero non significa realizzare il proprio ego o restare a livello egoico di se stessi, significa tirar fuori il proprio io, la propria essenza, e ci vuole avere coraggio. Una volta di coraggio, il daimon, no? Cos'è che ti fa sentire vivo? Cos'è che ti fa sentire che ne hai voglia sempre di più, che ti appaghi da ciò che stai facendo, da ciò che sei, da ciò che di te riesci a osservare. Quando guardi la tua giornata, no? Non pensi soltanto alle cose che hai fatto, pensi a come ti sei sentito. E cazzarola, se ti sei sentito bene, avrai tutto l'interesse a continuare a sentirti in questo modo. E ovvio, perché questa cosa che tu hai detto è estremamente connessa al dimagrimento. Le persone che vogliono dimagrire e che vogliono tornare, magari tu ti fissi, io voglio tornare a 50 kg, perché? Perché così stavo bene. Occhio, perché voi vedete la foto, ma quello che state andando a ricercare non è quell'aspetto fisico, è come vi sentivate per il fatto di aver fatto tutte le azioni che vi avevano portato a quell'aspetto fisico. E magari, se ci ripensate adesso, dite, ma io lì non ci stavo neanche pensando. Ed è il motivo per il quale
vorrei fare un podcast o comunque portare avanti il concetto di dimagrire in intuitive eating. Perché lo sto facendo io. A posto. Perché dico questo? Vabbè, condividiamo. Per testare, no, per testare. Ah, ok. Perché dico questo? Perché realmente tu, se ripenso a tutte, agli anni passati e tutte le volte in cui ho deciso di perdere peso, di dimagrire, e sono effettivamente riuscita a farlo, è sempre, sempre stato in intuitive, tutte le volte che il mio cervello, il mio ego, per andare a toppare qualche mancanza, mi diceva, no, no, ma adesso hai bisogno del piano preciso, oh, no, aspetta, allora prova questo approccio qui, aspetta, no, avevi tanto voglia di provare, lo so, il digiuno intermittente, no, avevi tanto voglia di, ma fai questo, adesso prova. Niente, ragazzi, con me proprio non funziona, infatti la riconferma, mi seguo da sola, non riesco a capirci manco coach, cioè no, non funziona, cioè io devo stare da sola, rilassata e vivere la mia vita. Ecco, fatto che sono me stessa e la me stessa, quindi, che dimagrisce, si rende conto che dimagrisce nel momento stesso in cui è nel dimagrimento. Cioè io divento il dimagrimento, ok? E questo avviene... Oddio, questa è bellissima, posso tipo scriverla sul muro? Io diventa il tuo dimagrimento. Diventa il tuo dimagrimento. Ha senso quello che sto dicendo? Sì, è molto, sei molto entrata in uno dei tuoi loop trascendentali che poi magari ci mettiamo i sottotitoli. Okay. Però diciamo che se uno ti conosce sì, ha senso, okay, soprattutto se uno conosce le tue esperienze. Io che ti ho vista in questi anni, in questi anni riconosco perfettamente ciò che stai dicendo. E appunto, diciamo, se volessimo trarre un concetto più pragmatico e meno astratto, quello che potrei dire è che spesso si pensa che avere, cioè si mette la propria vita in stand by, mm-hmm, si dice quando sarò dimagrita finalmente sarò felice. Questa è bellissima. E non si capisce che in realtà è che quando sarai felice, quando riuscirai a essere felice, quando riuscirai a essere soddisfatta, quando ti piacerà quello che stai facendo, allora lì inizierai a dimagrire e forse se avrai la costanza di continuare, e la costanza è il coraggio, di continuare a farlo a modo tuo, allora forse un giorno avrai anche il fisico che vorrai. Un altro esempio è relativo a chi ti sta intorno, no? E, un'altra categoria di persone rispetto a quella che abbiamo citato poco fa è quella che ogni qualvolta tu condividi un successo, ma non soltanto direttamente, anche indirettamente, appunto, ti vedono felice, no? Automaticamente entra in gioco lo spirito di emulazione e quindi bypassano totalmente il come stai, dimmi qualcosa della tua giornata, condividi qualcosa di tuo, mi fa piacere ascoltarlo. Lo sai che io adesso inizio a fare questa cosa? Che è la vostra stessa cosa. E tu stai là e dici, vabbè, bene, sono contento per te. Ok, poi fai un'altra cosa, tempo 3 secondi. Ma lo sai che anche io voglio fare la preparazione, davvero, anche questo. E vedi proprio come quando ci si sta impegnando nel realizzare se stessi o nel portare avanti un progetto e a tutti gli effetti riuscire concretamente a farlo, noti proprio le reazioni di chi ti sta molto intorno, nel senso che è una persona magari che vedi, che senti spesso, no? Rispetto a persone estranee del tutto, è lì che ti vai a notare proprio, no? Le persone che fanno parte della tua vita, come reagiscono al tuo essere soddisfatta di te stessa. Ed è una scuola di vita. Infatti spesso si tende a valutare, si dice gli amici si vedono nel momento del bisogno. Io non sono molto d'accordo. Cioè, secondo me gli amici si vedono nel momento in cui tu hai successo, perché solo chi è veramente tuo amico, brava, trova il modo e la forza di vedere la tua evoluzione
e condividerla anche se magari non è la sua, anche se si trova in un momento completamente diverso dalla sua vita e anche se ha un altro stato d'animo, perché in realtà gli amici si vedono nel momento del bisogno, sì, ma devi essere in grado di selezionarli. Perché spesso nel momento del bisogno puoi trovare anche, e so che è una brutta cosa ma succede molto spesso, tutte quelle persone che prima ti idolatravano, che ti vedono un po' più giù, hanno una botta di ego perché dicono wow, ma allora stava neanche lei, e allora lì ne approfittano per ribaltare e sfogare addosso a te tutto il loro ego, no? Invece, cioè, stare di fianco a una persona che sta facendo delle cose, che riesce nei suoi obiettivi, o magari anche che non riesce, ma semplicemente che nonostante non riesca non si ferma, è molto difficile. E portare questo... avanti, scusami Marghi perché hai detto una cosa bellissima, e appunto invece di calarsi nei panni dell'altro, anteporre sempre il io ho bisogno di questo, Emma, tu mi dedichi meno tempo, Emma, vabbè, tu sei felice tanto, a te che ti frega di me. Oh, raga, cioè, ma veramente? Ma anche meno. Cioè, questo non è un rapporto sano tra... Questa è la, sta emergendo la Giorgia in deficit calorico. Preparatevi a vedere grandi cose. Sì, beh. Non so se vi è successo, vabbè, a te Marghi lo so, a te Fra, non so se ti succede che magari tu sei impegnata nella tua giornata e trovi la persona X di turno che magari ti fa notare dopo un tot, però tu mi dai meno attenzioni, sai, non ci sei come prima. È che io credo, cioè è un po' brutto da dire, però ho veramente pochissime persone amiche. E quindi quel problema lì l'ho proprio eliminato dalla mia vita. Cioè, le poche persone che ho attorno a me, che sento, che ho voglia di vedere, che ho voglia di gioire per le loro gioie, eccetera, sono veramente poche. E loro sono così, cioè, sono assolutamente così con me. Quindi, fortunatamente, mi succede su Instagram, ma non sono amiche, cioè, quelle persone che mi scrivono, che, cioè... anche persone che magari mi scrivono spesso, eccetera, non c'è un rapporto, quindi non si può fare, però veramente forse su una mano le conto, cioè il resto è andato negli ultimi anni e va bene, cioè sono aperta a nuove cose, ma quello che è andato, e... ma proprio sono, io sono, forse sono un po' esagerata, no, dai, io penso in questo, che, però... Entrambe noi tre siamo un po' sociopatiche alla fine, ma vabbè, che poi non siamo sociopatiche, io mi definisco, vabbè no, io un po' sono sociopatica, però diciamo che noi siamo programmati per ricercare l'approvazione degli altri. Ok, noi, ma non siamo umano. Programmati noi genere umano, ma non siamo programmati per ricevere così tanta approvazione tipo dai social o tipo da una roba tipo una volta uno si trasferiva all'estero, tu lo sentivi per lettera e non cagava più il cazzo, capito? Adesso... ma infatti scusate, invece adesso è diverso, cioè veniamo bombardati, cioè diventare selettivi è un meccanismo di sopravvivenza, raga. Tu devi veramente valutare le persone a cui dare importanza e la cui opinione di te ha importanza. Che ne pensate della frase? Sei come, o comunque diventi come le cinque persone che ti sono più vicine. È vero. Giorno, che frequenti di più, che senti di più, cazzarola quanto è vero. Poi sì. Possono essere 3, 5, 10, però dicono, eh. E invece ma infatti scusami, connessione. No, volevo dire che, perché sennò sembra un discorso tipo tutti sono cattivi e quindi sei successo, non puoi essere una persona felice, ma in realtà non è così. Volevo dire che spesso una persona è anche un po' la causa del suo male, no? Perché? Perché molto spesso è un concetto un po' difficile, quindi mi devo articolare. Allora, non so se vi sia mai capitato, a me sì, di dire, oh, ma io ci sono sempre per tutti, e poi quando sto male io, non c'è mai un cacchio di nessuno.
a me è successo tipo per buona parte della mia vita, non so voi. In passato, sì, anche okay. Io. Mi sono resa conto solo dopo che in realtà questa roba non era perché tutti sono cattivi e ce l'avevano con me, ma perché di base io, che in passato ero molto insicura e ero molto impaurita dai legami affettivi, cosa facevo? Partivo dal presupposto che, siccome ero una merda, non potevo trovare persone interessate veramente ad avere a che fare con me. Ma bene o male, trovavo persone che avevano bisogno di me. Questo era tutto inconscio, l'ho realizzato anni dopo. Quindi cosa facevo? Non credendo nei rapporti affettivi, nel fatto che si potesse sviluppare un effetto, un sentimento autentico, io sceglievo tutte persone facendo questo ragionamento. Allora, se io scelgo te perché ci stiamo solo simpatici e ci vogliamo bene, tu me la puoi mettere nel culo da un momento all'altro. Ma se io scelgo te che hai bisogno di me, e tu hai bisogno di me, quindi nel momento in cui me la devi mettere nel culo, ci penserai un po' di più. Perché se me la metti nel culo, perdi anche una soddisfazione di un tuo bisogno. Ovviamente però, essendo persone che avevano bisogno di me, era ovvio che poi quando io stavo male, queste, cioè, si trovavano un po' spiazzate, perché però ero io che le selezionavo in maniera diversa. E perché? Perché di base, io dico sempre, e Giorgia lo sa, quando ti trovi circondata da troppi casi umani, probabilmente il caso umano sei tu, no? Quindi se tu guardi sempre in una direzione e tendenzialmente se hai un umore o un'autostima bassa, guardi in basso, troverai persone o che stanno nella tua stessa merda o che nuotano affondando più di te. Quindi o ti fai il culo e inizi a alzare un po' lo sguardo senza la paura di dire «Oh mio Dio, il confronto con l'altro mi schiaccerà», e quindi trovi persone da cui puoi imparare e anche a cui puoi chiedere aiuto, o se no il tuo destino è quello, ma non è colpa degli altri, è colpa tua. Non so se si sia capito qualcosa. Capito completamente, e infatti aggiungo che esperienza personale, adesso, proprio negli ultimi mesi della mia vita, forse ultimo anno, Marghe che dice, poi mi riferisco a lei perché comunque sa tutto, tendo proprio a mal tollerare chi ce la mette tutta per alimentare una subpersonalità depressiva che vuole a tutti i costi affossarlo ogni giorno, come se fosse maledizione, a me è toccata questa cosa, no? E quindi è un lamento continuo per ogni singola cosa, per cui non è che non ci sia empatia. Posso affermare di avere tanta empatia e comunque umanità, quindi è difficile che io non senta l'altro, specialmente se mi sta a cuore, se è un mio affetto. Ma per questo. Ecco, proprio per questo. Però c'è questo ma enorme in cui ormai non ce la faccio più, perché è ok, ma quindi vedi questo e quest'altro, vedi le opportunità, vedi altro. O è solo un lamentarsi fino a se stesso? Perché spiegami come devono essere i toni di questa conversazione, perché se è un sto in questo livello qui, che è il livello del lamento e mi cascano i coglioni a me, li faccio cascare a tutti quanti, a posto, almeno lo so, mi setto lì, non pretendo niente da te, per carità, ascolto finché ascolto, dopodiché ok, ciao. Cioè, no, so di non poter portare alcun contributo a questa persona. Fino a tot tempo fa, invece, quasi mi disperavo della serie, no, ma devi vedere, guarda, ma ce la facciamo, ce la possiamo fare, ce la puoi fare. E adesso è, oh, tanto stiamo tutti nella merda se vogliamo stare nella merda, ci vuole un grande impegno. Adesso sto tirando fuori la delicatissima che è me, perché sennò sto podcast diventa troppo serio o spirituale. E su, un po' di bucio di culo. Ma infatti, secondo me, tipo, dobbiamo dirla questa cosa, no? Cioè, sì. Che secondo me noi sembriamo molto amiche. Ma chi io te? Sì, io te. In realtà lo siamo, però, tipo, le nostre conversazioni, se qualcuno le sentisse, penserebbe che siamo tipo due che si stanno sui coglioni. Perché magari, non so, tu mi telefoni, c'è una roba, io ti faccio sfogare 2 minuti e poi sì, va bene, però adesso come ci ripigliamo?
comunque la responsabilità è tua. Sì. È la stessa cosa dall'altra parte, no? Ovviamente. Io uguale con la mia migliore amica. Aspetta, questa è una cosa figa, scusami Fra. È così da entrambe le parti, però se ci sono dei tempi di risposta lunghi, come ad esempio l'altro caso, no? Oppure, che ne so, lei sta lavorando, non mi può rispondere, e io sto lavorando, non gli rispondo subito, poi la risenti o lei mi risente dopo, è... Quindi questa cosa... Ah no, tranquilla, stavo rompendo... Come dice sempre Marghe, ho tolto fuori la testa dal culo e tutto a posto, era solo sta cosa. No, raga, questa roba... Io lo so che è molto brutta, però secondo me io non ho ancora trovato una metafora che esprima così bene questa cosa del lamentarsi, del non vedere. Fra, tu non la sai, quindi te la dico. Sì. Tester. Vai. A volte non ti sembra che la gente viva con la testa infilata nel culo? Cioè tu sì. Visualizzano una persona ruota. Ma da davanti o da dietro? No, è... A seconda del livello di flessibilità, okay. Però cioè tu ti infili la testa nel culo e vedi solo te stesso, no? Vedi solo il problema e dici, oh guarda, sono nella merda, qua intorno è pieno di merda, ah è sempre la mia, capito? Poi tiri fuori la testa dal culo e improvvisamente vedi che esiste anche il mondo. Quindi mi piace tantissimo questa roba qua. Direi che descrive molte situazioni che mi ritrovo spesso ad affrontare anche lavorativamente. Adesso non so se per voi è la stessa cosa, ma immagino proprio di sì, con il coaching, con il mental coaching, insomma, quando si ha a che fare con persone che si raccontano, dove si va oltre il semplice fitness, il semplice allenamento e dieta, e si va un pochino oltre, spesso mi succede di sentirmi così, di avere queste immagini che adesso, grazie perché mi hai dato questa immagine, quindi riuscirò riuscirò a essere più, non so, a tirarla un pochino più fuori, a sistemarla un pochino meglio. Però anche nei rapporti di superficie e circoscritti al lavoro, perché tante volte da un singolo report non devono essere per forza lamentele circa il privato, situazioni che sono insomma, specifiche, eccetera, ma anche relativa al percorso stesso. Che la dieta così, cosa? Però sai, la pancia così e colà. L'allenamento, sono stanca, e di qua e di giù e di su. Però come posso ottenere risultati più in fretta? Cheat, un report letto poco fa. Davvero? Smetti di rompere il cazzo di coglioni! No, vabbè, allora, a me è capitato recentemente, no? Di avere a che fare, no, a me capita quotidianamente di avere a che fare con queste cose perché io sono quella che poi lavora nel background, no? Mi potreste assumere per prepararvele prima così poi non vi... No, come vabbè. Test della serie, se passi il test Margherita Sgama, perché il test si chiamerà così, Margherita Sgama, la dottoressa Margherita, no, superi quello e accedi automaticamente all'area coaching, quindi tu sei il pre-coaching. Comunque, di base, questo perché succede? Perché spesso si segue in automatico un modello, no? Cioè, io vedo Giorgia, vedo che lei ha una vita meravigliosa, voglio fare quella cosa e quindi inizio a fare quella cosa sperando che poi, anche quando passo io sull'asfalto, nasceranno i fiori. Le margherite, bianco e bianco. Ma non mi rendo conto che in realtà, o meglio, facciamola più semplice, io mi dico che voglio dimagrire, ok? Ma in realtà magari il mio obiettivo non è dimagrire. Perché se io voglio dimagrire e voglio veramente dimagrire, raga, cioè, dimagrire è molto facile. Ma infatti... Cioè, si sa, si fa così, ci puoi arrivare in 100 modi, un modo lo trovi. Il punto è che magari io non voglio dimagrire. Magari io sto usando il cibo per fare qualcos'altro. Magari in realtà io voglio solo mangiare come cazzo mi pare e uso il cibo perché in realtà io vorrei vivere come cazzo mi pare, non ho il coraggio di farlo, il cibo è più facilmente controllabile... E quindi lo utilizzo e quindi mi metto a dieta perché me lo impongo. Poi però in realtà non lo voglio fare, quindi faccio un passo avanti, tre passi indietro e magari l'obiettivo è completamente un altro.
Quindi io dico, quando non riuscite, fatevi delle domande. Siete sicure che l'obiettivo sia quello? Perché poi uno a un certo punto si deve scontrare con quella che si chiama ecologia degli obiettivi. Spesso ci sono obiettivi contrastanti che vanno in direzioni diverse. Quindi si fa un po' una cosa, un po' un'altra e alla fine si resta fermi. Se però questa cosa non è chiara, uno poi pensa di avere i problemi del metabolismo piuttosto che altro. Non è così, cioè magari io un giorno ho come obiettivo primario il dimagrimento, ma il giorno dopo ciò che il mio obiettivo è non voglio dover pensare a cosa mangiare, voglio poter mangiare quello che mi capita, ok? Si possono unire queste due cose? Sì, ma si deve imparare. Si possono unire queste due cose? Si uniranno quando avrai superato ciò che devi superare. E per esempio questo, no? Io voglio avere quel fisico in un certo modo, quindi voglio dimagrire, di solito è questo, voglio dimagrire e entrare in quella taglia, avere quel corpo, però io dalla mia giornata voglio sentirmi appagata da ciò che mangio in quel modo lì, con certi sapori, sentendomi libera e facendo. A un certo punto, come dice Marghe, ecologia degli obiettivi, cito un'influencer famosissima, Stephanie Buttermore, io voglio fare la fit influencer, di conseguenza penso che per farla devo avere questo fisico qui, ma allo stesso modo io voglio mangiare. Cioè lei, non l'ha detto in inglese, ma io ho sentito questo mentre lei parlava, voglio mangiare. E quindi si è buttata in all-in, ha detto, oh, senti, ingrasserò. E a un certo punto, prendetelo, però prendetela sta cazzo di decisione. Perché, ma io lo dico per voi, perché sennò tanto da nessuna parte andate, state sempre così, su questo limbo di infelicità in cui avete dei sprazzi di gioia relativa allo stato d'animo, che però è volubile, e basta. Invece, perseguite una strada e anche lì, mica è semplice, perché è chiaro che dall'altra parte ci saranno input che vogliono magari portarvi in una direzione che è completamente diversa. Di nuovo, per fare un esempio, cito Stefani durante il percorso di All-In, che prevede il mangiare tutto quello che vuole, non pensare alle calorie, non pensare al conteggio, la semplifico, poi se volete facciamo un podcast solo sull'All-In, su che cos'è, perché comunque ha dei risvolti proprio pratici, si utilizza in campo clinico per uscire da stati di sottopeso e anoressia molto avanzati. Ma nel mentre, mentre viveva la sua vita in questo modo, arrivavano input di, oh, ma tu ora sei grassa, ma ti rendi conto quanto fai schifo adesso? Ma tu ti devi mostrare così. Guarda che tu stai sentendo disagio quando ti metti quei pantaloni e ti stanno stretti. Senti disagio quando ti rivedi in foto e vedi le braccia grosse. E lei lì che aveva l'opportunità di dire, allora aspetta, no, allora mi metto a dieta. Ha scelto. C'è Mauro Scardovelli, che è un filosofo contemporaneo che seguo tantissimo da anni, parla sempre dell'io governo, no? E parla della persona come se appunto fosse uno stato da gestire, no? E al governo ci deve stare un io e basta, a fronte del fatto che siamo composti da un'infinità di io. Che in un certo senso è come, la semplifico, è come se rappresentassero delle spinte in direzioni che sono talvolta molto contrastanti tra di loro, ok? E questo non una volta al mese, ma più volte in una stessa giornata. Ok, ad un certo punto qualcuno al governo ci dovrà andare, perché altrimenti, cito Marghe, ti comporti come una biglia impazzita tutta la giornata e la tua vita dove sta andando? Non si sa. Il che non significa diventare maniaci del controllo, perché attenzione, là si sfocia da un'altra parte. Significa avere, in un certo senso, le palle di disciplinare queste pulsioni. Perché in realtà le manie del controllo spesso sono soltanto un'altra forma sotto cui si manifesta un'estrema insicurezza e un estremo senso di inadeguatezza. Cioè io mi sento insicuro, penso di non essere in grado di affrontare la vita, quindi ho bisogno di farmi una serie di possibilità, tutte calendarizzate, tutte schedulate, tutte così, perché io so esattamente cosa devo fare, no? Però così poi divento un computer.
E poi succede l'imprevisto e io vado completamente in sbattimento. Allora, o divento così brava, cioè divento così maniaca del controllo da fare un algoritmo di tutto quello che può succedere nella mia vita e fare migliaia di caselle, o se no accetto che ho fiducia in me stessa e quindi bene o male in qualche modo farò. Magari non sarà perfetto, ma in qualche modo farò. Che anche la perfezione, cioè la ricerca della perfezione spesso è una scusa, no? Cioè o tutto o niente, ma che cazzo vuol dire? Cioè, tanto inizia, fai un po', poi un altro po', poi un altro po'. È difficile perché è più facile in quel modo, no? No, spiega, tu Marghe puoi parlare all'infinito di questo argomento. Vi capita di ricevere commenti di questo tipo quando tu parli di questi argomenti o dell'intuitive, eccetera? Ma come si fa ad ottenere questo equilibrio qui? Allora, innanzitutto, torniamo al tema precedente. A parte ci si fa il culo, quindi questo è il macro tema. Però questo è il mio e sto condividendo parzialmente su un social. È il mio. Tu prima capisci qual è il tuo, ok? Quale potrebbe essere, no? Andando a ragionare su cosa piace a te, come ti piace sentirti a te, no? Ok. E poi lì a ricercare proprio la scaletta di cose da fare per raggiungere l'equilibrio. E per quanto si possa, banalizzare l'argomento o darlo per scontato, noto che non lo è, non è scontato affatto. Non lo è perché quando tu dici intuitive eating, la gente sente solo eating. Cioè la gente pensa, ok, posso capire cosa mangiare. Sì, ragazzi, lo potete capire se siete già equilibrati. Ma, per esempio, la prima cosa che uno deve fare, secondo me, quando vuole fare intuitive eating, se è una persona che ha sofferto di, magari, disturbi alimentari o di binge, la prima cosa che deve fare è cambiare il significato che dà al cibo. Cambiare il significato che dai al cibo. Cambiare il significato che dai alla fame. Cioè, ho fame, non ho fame, perché poi ci sono persone che dicono ho fame, sono una brutta persona, perché non potrei permettermi di avere fame con questo corpo. Dovrei essere una che vive di aria, acqua, si mette al sole e fa la fotosintesi. Quindi già c'è una non accettazione. A me spesso capita che mi scrivano, no, delle ragazze che seguo, ma posso mangiare questa roba? Ma io che cacchio ne so? Te lo devo dire io se puoi mangiare, lo devi decidere tu se lo vuoi mangiare. Fai una valutazione del tuo contesto, poi non è che le abbandono a se stesse, però glielo insegno poi come si fa a valutare il contesto. Fai una valutazione del contesto, prendi tutte le informazioni che hai, guarda in che modo si riflettono dentro di te e poi decidi. Però il punto è che molto spesso io dico, ma sì che lo puoi mangiare, però magari non è molto compatibile con l'obiettivo che vuoi raggiungere, no? Mm-hmm. Cioè, per dirti, c'è stata una ragazza che l'altro giorno aveva perso un chilo, mi fa, bella, domani vado a mangiare lo gnocco fritto. Gli ho detto, ma cioè, ci hai messo 3 settimane per perdere un chilo? Capisci che non va bene? Mi rende felice. Gli ho detto, però capisci che se è lo gnocco fritto che ti rende felice, abbiamo un problema? Perché lo gnocco fritto è lo gnocco fritto, ci può essere che ti renda felice il contesto, ci può essere che ti renda felice la compagnia, ci può essere che ti renda felice tutto, ma non quello. Poi ci può anche stare che uno, cioè io dico sempre, non è che tutti devono essere magri o tutti devono avere un fisico scultoreo o tutti devono, cioè potete essere come volete, ok? Però abbiate il coraggio di dire che volete essere così. E non è che, che devono essere tutti per forza personal trainer, eh? Scusate. Ma infatti, guarda, coach online. Scusate. Ma tra l'altro una roba che ha destabilizzato tantissimo, cioè io ho ricevuto un sacco di commenti, no, da delle ragazze che mi seguono che dicevano, ma scusami, ma c'è di Giorgia e non ti alleni? Ho capito, una mia amica, non è che devo fare tutto quello che fa lei, eh? Quando ero giù da te a casa tua. Cioè, perché sembra impossibile, no? Cioè, ma questo è perché non si ha il concetto di voglio fare questa cosa mantenendo un'identità. No, io voglio diventare te.
Dito. Vabbè, Giorgia comunque la prende sempre bene. Mi compongo. Oh, e basta, cioè, non potete essere noi. Essere te. Fare tutto quello che siamo, fare un po' più di amicizia, fissiamo delle telefonate, perché sennò... Ti lascio il mio numero. Inizierò a stalkerarti. Comunque, detto questo, cioè, l'amicizia e i rapporti comunque sono condivisione, non fusione. Ok? Cioè, anche perché così è più bello, c'è cioè più uno scambio, no? Per esempio. E... Bello, perché io concludo tutte le frasi con secondo me così un po'. Te ne lavi le mani. In realtà non è secondo lei, in realtà è così, ragazzi, punto. E... è secondo me, ma vi darò modo di capire che ho ragione. Una cosa che volevo dire è, infatti sono molto contenta di avervi a tutte e tre, cioè a tutte e tre. Perché ci sono anche le tue personalità. Allora, a tutte chissà quanto. E... avete notato come passo da a... No, io ho notato che mi sembri, ogni tanto mi sembri ubriaca. Sei sicura che fosse caffè? Cosa c'era nel caffè? Ma questo me lo dici da che mi conosci? Tutti me lo dicono. Ragazzi, quando ero giovane, no? Che facevo cose, tipo andavo nei locali, ballavo, facevo cose, no? La gente si calava la roba, ma si calava di brutto cose. A me queste cose hanno sempre fatto, non dico schifo, però proprio non... Non ero curiosa, ecco, non mi davano curiosità. Però non critico, calatevi quello che vi pare, nella sicurezza della vostra. Vabbè, oddio, mi sembra quello di Love Actually. E dice, ragazzi, non comprate la droga, diventate rockstar, ve la danno gratis. Ecco. Vabbè, insomma, ognuno è libero di calarsi quello che gli pare. Però, ecco, nel mio caso specifico, no. Eppure ero quella che... mi impazziva più di tutti, o comunque stavo a mille più di tutti del circolo di persone che frequentavo, ed è quindi sono ubriaca di vita, è questo, quando mi piace una cosa, io sono ubriaca di vita e lo manifesto, quindi... fino alle ore 20:01. Poi crollo, sì, quando c'è il down, Stavo però dicendo, prima che mi perdo, perché raga, qua sfruttiamo gli ultimi... sprazzi di vita che sento. Tra l'altro, cioè, nella volta scorsa eravamo riuscite più o meno ad articolare un discorso, ma stiamo proprio passando da una roba all'altra. Guarda, invece, guarda che secondo me questo podcast è migliore del primo. Faremo un podcast per spiegare questo podcast. Fateci sapere se è necessario spiegare quello che stiamo dicendo, però... spero, anche perché forse per me è talmente comprensibile che quindi non lo so, non mi viene da dire altro che questo, che sia invece facile seguire tutti i ragionamenti e i collegamenti, perché stiamo veramente parlando, stiamo toccando tanti aspetti, tanti temi diversi tra di loro, ma completamente correlati. E quindi sono molto felice, ragazzi, di questa chiacchierata. Scusa, vai. No, perché te lo dico, cioè sento proprio che sto andando via. Che poi torno all'esempio che ho fatto prima di Ludo, ti devo dire una cosa. Dimmi. Allora, sono molto contenta di avervi basta, esce il romano. Avervi a tutte e due, però in particolare di condividere con Francesca l'aspetto della preparazione, e mi riconnetto adesso al tema, uno dei temi iniziali, del sembra che è tutto facile. Premessa, è chiaro che non lo è, non mazzo così, non sta anche tutto, però, Fra, dimmi poi la tua, è semplice. Cioè, nel senso, non c'è sforzo non c'è uno sforzo diverso da quello che deve esserci. Cioè, è uno sforzo che è circoscritto e finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo, ed è un obiettivo talmente interiorizzato che quindi diventa la realizzazione di sé in questo momento della propria vita, in questo presente, nel qui ed ora. Quindi è uno sforzo necessario e del tutto immanente a quello che si sta facendo.
non c'è quell'altro tipo di sforzo, quello del ti forzi a fare. La repressione. Della repressione. E quindi, fra adesso dimmi te, quando mi si chiede, ma quindi per te sta preparazione è semplice? Sì, è semplice. Ogni giorno è semplice. È semplice e io lo definirei ancora di più che semplice, è naturale. Cioè, voglio abbronzarmi, vado al sole, piglio il sole. Voglio dimagrire per arrivare su un palco tirata, faccio la dieta, faccio il mio cardio, ma non rompo i coglioni a nessuno. Cioè, lo fai perché sì, perché ce l'hai dentro, perché... Posso dire la parola riassuntiva? Vai! Vai, certo. Madonna, in coro addirittura. Autentica. Ah, autentica, che bella parola. Okay. Cioè, l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo fatto il discorso sulla dimostrazione, su tutto ciò che si fa per dimostrare a se stessi agli altri e ancora peggio a se stessi. In realtà non dovete fare le cose per dimostrare, dovete fare le cose per farle, perché vi piace, e avere il coraggio, perché questo è il punto, se non vi piace, di dire, oh raga, non fa per me, vi dico quello che è successo a me, perché così... Io ho provato a fare la vita di quella che si allenava perché c'è stato un momento nella mia vita in cui volevo diventare, avevo in mente un corpo e volevo cercare di raggiungerlo perché secondo me raggiungere quel corpo sarebbe stato la felicità. In realtà sono diventata molto più magra anche di come fossi adesso, avevo il culo più moscio. Però vabbè, del resto le preparazioni me le faceva Giorgia e non me le modificava Riccardo. E quindi avevo veramente il culo moscio nonostante fossi magra. Però il punto è che io sono arrivata un giorno a essere veramente magra e a dirmi, oh, sono magra. Come cazzo è che non sono felice? E ho capito che avere quella forma fisica per me rappresentava l'insieme di una serie di piccole azioni quotidiane che mi stavano snervando. Cioè, per fare quella roba lì, io dovevo togliere tempo a tutto quello che in realtà veramente mi dava soddisfazione. E quindi non potevo essere felice. E siccome per me le rinunce erano così ampie, perché io dovevo rinunciare a tutto quello che mi piaceva, per fare una roba che non mi piaceva, ma di cui mi sentivo prigioniera, cazzo, quando poi io mi vedevo allo specchio e mi vedevo un buco di cellulite, cioè per me era inaccettabile. Perché se io sto andando oltre il 100% della mia percezione, il buco di cellulite io non lo accetto. Vuol dire che sto sbagliando. E quel sto sbagliando non è sto sbagliando la preparazione, cioè tu ti dici che sto sbagliando la preparazione, forse ho sgarrato, forse ho mangiato 5 grammi più, ma in realtà è che tu lì, in quel momento, devi guardarti e dire, cazzo, sto sbagliando tutto, ho investito su una roba e ci sto perdendo, non ci siamo, capito? Quindi poi lì si fa la differenza tra l'essere tenaci e l'essere testardi, voi lo sapete. E come questo può essere collegato non soltanto alla dieta, all'allenamento, a questo stile di vita, ma a scelte importanti di vita, scelte, tutte le scelte di vita. Guarda nel nostro caso, no? Tu, Fra, hai fatto un percorso di studi iniziale che era completamente diverso, lavoravi in un settore che era completamente diverso. Ho lavorato! Cazzo! Sì, cioè, ho passato 9 anni della mia vita a fare qualcosa che poi non faccio più, quindi che ero infermiera, adesso non so se l'avevamo detto la scorsa volta, però magari faccio capire cose strane. Però sì, appunto, ho studiato, ho scelto di fare questa cosa e dopo poco mi sono accorta che mi faceva cagare. Però ormai c'eri dentro, ormai... E non è così facile mollare un lavoro statale, insomma, vabbè, si sa. E via, vi siete bloccate? No, eravate brevi. Stessa cosa. Quindi sì. La storia dell'arte, storica dell'arte, no, basta. Vabbè, hai solo iniziato a scolpire corpi in modo diverso. Diciamo che il mio essere artista è qualcosa che prescinde gli studi in campo artistico e storico culturale, quindi cioè dipingo, faccio cose, mi definisco creativa, quadri.
dipingo quadri, ma non no, appendi i quadri miei in casa mia. Appendo i quadri, ma anche la cucina. Comunque sì, ho sempre un approccio molto creativo, ecco, sulle cose che mi piacciono, per le cose che mi piacciono. E poi d'altra parte c'era il bagaglio culturale di quel tipo lì e il lavoro da storica dell'arte. E niente, ho realizzato che non faceva per me, quindi olè, si cambia. E darsi, no, l'opportunità di contraddirsi, cosa bella. Ma pensa che io ho realizzato una cosa, riprendo il discorso delle serie TV perché mi piacciono. Oh. Sai che nelle serie TV c'è sempre tipo la super figa, e che però magari, cioè, fa solo quello, tipo è figa nella sua vita. Megan Fox. E poi l'amica, che magari è sempre cioè, carina, non è che sia proprio un roito, però magari è tipo, non so, super nerd, super secchiona, super... Poi poverina c'è quell'attrice che fa sempre, cioè un'attrice, non da sola, mentre parli la cerco, lei fa sempre questo ruolo qui dell'amica, della protagonista, e un po' sfig, cioè nel senso carina, quindi non una disagiata, ma a tutti gli effetti... Ma non divagare, che poi non si capisce, mi dimentico dove devo arrivare. Vabbè. Comunque stavo dicendo, io c'è stata una buona parte della mia vita in cui ho pensato di voler essere quella figa, ma poi mi sono accorta, sempre ragionando in retrospettiva, che io sono sempre stata molto più attratta da quella cervellona, quella che sapeva tutto, e anche sul mangiare ho sempre cercato di emulare i comportamenti di quella figa che stava attenta, mangiava l'insalatina, ma in realtà quello che io veramente volevo era fare come quella di fianco, che bene o male aveva un fisico, che magari non era, cazzo, mi sbaglietta bagnata, ma comunque stava bene, ma non gliene fregava un cazzo di quello che mangiava. Cioè lei mangiava, doveva, tra tutte le robe che faceva, doveva anche mangiare. E quindi mangiava. E io ho sempre mirato quella roba lì. Quindi per me la scoperta è stata che in realtà il mio obiettivo non era avere il fisico della Madonna, no? Era fare tutto quello che volevo fare, avere il tempo di fare tutto quello che volevo fare senza dover pensare necessariamente a controllare tutti i miei pasti. Cioè io non volevo più pensare al cibo. E infatti, per dire, adesso sono in ipocalorica, probabilmente lo avverto dalle sensazioni che ho, ma non è che stia misurando, però sono tranquillissima, mentre invece c'è Riccardo che anche lui si è messo in ipocalorica e tipo venerdì scorso sembrava una donna in preciclo. Cioè a un certo punto eravamo a un centro commerciale, quello che diceva: ma io voglio questo, ma anche quello, e vorrei la pizza con sopra le patatine. Io a un certo punto ho detto: oh, ma coglioni, cioè decidi quello che vuoi. Sì, li fai, anche perché poi, Marghe, scusami, quello che tu hai detto, no? Nel momento in cui si riesce a capire questo, no? Quindi, che sia, mi identifico con quel personaggio TV, ok? Con quel personaggio di quel film, perfetto. Questo che cosa sta dicendo a me di me? Che probabilmente vorrei questo più di quest'altra cosa che magari sto facendo e mi sta chiedendo impegno. A quel punto, no? Ci si può domandare, e perché non posso farlo? E per me, perché per me, tipo, raggiungere il fisico, diciamo, per me accettabile, era la premessa per poi poter dire: spengo quell'area, non devo più pensare a questa roba qua, e posso fare tutto il resto delle cose che mi piacciono. Però in realtà, se tu vuoi togliere interesse o attenzione da una cosa, non è che puoi prima dedicargli tutta la tua attenzione e poi pensare di funzionare a lampadina, cioè ok, adesso la spengo. Cioè devi iniziare a farlo, e man mano, facendo tutto il resto, ti perde interesse, nel mio caso, il cibo o il corpo. Ok? Poi adesso non è che io me ne sbatta, cioè comunque ho capito cosa devo fare, ho preso anche, cioè io sono laureata in alimentazione e nutrizione umana, perché ho detto: fammi capire come cazzo è sta questione. Poi quando dovevo fare l'esame di Stato ho detto: raga, ma a me di prescrivere le diete non me ne frega un cazzo, perché di base io nelle diete non ci credo, non ho mai ottenuto un risultato che fosse uno né mentale né fisico con la dieta, se non transitoriamente avere qualche taglia in meno. Per un limitatissimo periodo di tempo, in preda all'ansia di dire: oddio, ma questi pantaloni, cioè se li compro tra 2 mesi mi andranno ancora bene. Cioè,
non ho mai ottenuto risultati mentali, gratificazione, cose del genere, ho detto, oh, ma perché io mi devo mettere a fare una roba che non voglio fare, che non mi interessa? Cioè, ok, so come funziona, ho conosciuto questo campo, secondo me è fallimentare, dare la dieta a certe persone, secondo me, è come dargli la prima dose e poi mandarli nel centro di disintossicazione, dirgli, guarda, adesso prendi questa, tra 2 mesi vai qua. E quindi, cioè, però... il mio ruolo, per esempio, come, diciamo, coach del cervello, è a volte portare le persone davanti al fatto, davanti al bivio, anzi neanche davanti al bivio, quello è un altro livello, davanti alla presa di coscienza che probabilmente non sono pronte per fare quello che vogliono. Cioè, tante volte io le persone o le rifiuto, perché io guardo, scusami, però non sei pro, cioè non possiamo lavorare. Non posso, so che non può, ho capito, insomma, che non posso apportare un contributo alla tua vita. Sei nel momento, perché poi comunque magari arrivi al bivio in cui dici, ok, questa è la realtà, questo è quello che tu ti costruisci, la realtà ti farà soffrire, sei pronto, le testi, poi vedi che non sono pronte e dici, guarda, non è il mio ruolo questo qua. Cioè, vatti a fare l'aperitivo con l'amica. Che costa anche meno, però a volte le guidi, a volte le porti semplicemente a rendersi conto che quello che pensavano di volere non è quello che vogliono. Ma veramente potrei fare 1000 esempi, no? E noi siamo specialisti nel prenderci per il culo. La cosa che mi viene più immediata da pensare in questo momento sono le persone che dicono io non ho tempo per, non ho tempo per me perché penso agli altri, non ho energie per me perché penso agli altri, non riesco a essere felice perché metto sempre la felicità degli altri. Ragazzi, in realtà, roba, io pensando a te mentre io ve lo dico, in realtà tu lo stai facendo per te, non lo stai facendo per gli altri. No, io ve lo dico, questa è una, cioè, vorrei dire nel 100% dei casi, ma darò un 2% di possibilità, la maggior parte delle volte è una stronzata, ok? Perché spesso si pensa agli altri quando non si ha il coraggio di pensare a se stessi, perché pensare a se stessi è molto più difficile. Perché se io dico che non sono felice perché metto prima la felicità degli altri, non mi devo prendere la responsabilità di non essere felice e non devo stare lì a scervellarmi per capire cos'è che mi renderebbe felice, che magari io non lo so. E ci dovrei pensare, e nessuno me l'ha insegnato. Non si alza il dito perché è comunicazione non verbale. Quindi, questa è una cosa. Ma l'altra roba su cui io discuto tantissimo è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato. Uno dice, l'amore incondizionato esiste. Secondo me non esiste. Cos'è? Non vedo. Neanch'io. Fai l'esempio di chi fa 500 figli. Ah, ok. No, nel senso, anche, ecco, per esempio, l'amore per i figli, no? Io mi sento dire, l'amore è per i figli, c'è l'amore incondizionato. Ma Dio Cristo, la condizione che è tuo figlio. Cioè, tuo figlio, non è che prendi uno per caso e gli vuoi bene così. Ho nominato il nome di Dio in vano, vabbè. No, vabbè, dai, tranquilla. Ma è che non ho fatto il seguito! Oppure? Guarda che hai detto un qualcosa, io adesso immagino i commenti delle mamme cazzatissime. Ragazzi, però è così. Perché poi, però, sotto sotto la verità di chi sperimenta questo. Ma poi magari io sono la peggior persona del mondo, non è che mi atteggi. Semplicemente certe cose, secondo me, vanno osservate da un altro punto di vista, no? È come dire, secondo me l'amore incondizionato ce l'hai quando metti l'altro prima di te stesso. Perché? Perché poi tu ti aspetti che l'altro metta te prima di sé. E allora, scusate, ma non è più facile se io metto prima me stesso, tu metti prima te e poi ci vogliamo bene? Sì. Magari, e senza romperci coglioni e fare giochi di poteri, per esempio. Non lo so, la butto lì. Però vabbè, io non sono proprio la tesi della romantica, quindi... Dovremmo fare un podcast sul romanticismo, che cosa vuol dire? Secondo me si suicida. Però guarda che è la stessa cosa, è solo un esempio diverso di quello che hai detto prima,
capito, io non devo diventare te, devo, oppure quello che hai detto prima della serie, gli altri si aspettano, poi quando ti aspetti tu che gli altri facciano qualcosa per te, no? Della serie, ma io c'ero sempre e ho fatto sforzi e alla prima chiamata ero sempre lì a rispondere, ero sempre lì a dare aiuto, ero sempre lì, e poi quando tocca a me, allora innanzitutto quando fai una cosa hai scelto tu di farla, quindi poi non rompere i coglioni, cioè nel senso... Oh, stasera sei veramente diplomatica, cioè il prossimo podcast veramente io mi presento... Ho capito, cioè a un certo punto... Ma perché ci sta? Cioè, è anche giusto, secondo me, che le persone vedano che ci sono delle cose che alle persone non piace fare, o che magari gli piace fare, ma che quel giorno non hanno voglia, ma si fanno lo stesso. Ma non nell'allenamento, in tutto. Cioè, nella giornata, quante cose dovete fare che magari non avete voglia? Certo. Ormai siamo circondati da persone che pensano che tutto quello che, di cui non si ha voglia... non si debba fare, e se devi fare una cosa devi per forza fingere che ti piaccia. Ma per favore, cioè, poi, si fa perché si fa. Punto. C'è il tema della ricerca dell'appagamento immediato e della soddisfazione immediata. E a volte questo ti fotte, no? Perché ti trovi a fare delle cose che richiedono tempo di realizzazione, e quindi tu la soddisfazione immediata non ce l'hai, no? Ed è l'esempio della dieta e oppure del... mangiare quel cibo buono in quel momento, perché tempo X sarai appagata da quel sapore là. Però se il tuo macro obiettivo è ottenere un determinato corpo e la strada che stai percorrendo è un'altra, perché, che ne so, hai la dieta scritta, hai dei limiti di macronutriente, qualsiasi cosa, è chiaro che se tu ogni volta che c'hai una voglia, ogni volta che c'è la voglia di fare il cazzo che te pare, lo fai, questo cazzo che te pare non coincide con quello che è nel piano per arrivare al tuo obiettivo, non arrivi all'obiettivo. Guarda, esatto. Non ci arrivi. Ma è anche giusto, secondo me, che si sappia che le persone che arrivano all'obiettivo non è che ci arrivino perché sono sempre contento quello che gli piace. Anzi. Perché fanno anche quello che non gli piace. Perché guardate un po', nella vita si hanno diritti e doveri, il dovere, quando si insegna ai bambini, no? Mamma, 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 io voglio questo. Ho capito, ci sono dei compiti, ognuno apporta un contributo a questa famiglia, a se stesso. Bene. E comunque tu non sei una madre, non puoi capire, quindi smetti. Sì, bene, certo, ovviamente. È una critica, figura. Aspetto chi me lo scrive, eh. Chi me lo scrive riceverà un bel questo.